No, è disgustoso. Fatto. È ora di insegnarvi a usare il vasino, a partire da oggi. Questo è un vasino. Da adesso, per fare pipì o popò, vi siederete qui. Facile. Ok, quindi dovete andare sul vasino. Ok, lo rivedremo un'altra volta. Sì, sì, così ci siamo! No! No, non dovete mettervi a ballare! Dovete usare il vasino! Usare il vasino, non state proprio capendo. Oh, forza Teo, è la tua occasione. Oh Sienna, è un ricevimento davvero magnifico. No, Tilly, sul vasino. Sì, e la torta è spettacolare. Oh, grazie mille, mie carissime amiche e compagne Pixie. Avanti, bambini, potete farcela! Dovete usare il... tre pallolini sporchi! Glow Pixie! Ho bisogno di aiuto! Scappiamo! Presto! Ma cos'è questa puzza? Ho bisogno di aiuto, Glow Pixie. Voglio insegnare ai bambini a usare il vasino, ma non sta funzionando. Ho notato. Bolle antiodore. Oh, ottima pensata, Gigi. Ma non c'è tempo da perdere. Forza, Glow Pixie. Cambiamo questi pannolini. Materiale nocivo! Oh. Ok, quindi dovete andare sul vasino! Tilly, ce l'hai fatta! Hai usato il vasino! Stai andando benissimo, tesoro! Forza, piccola! Sì! Brava, Tilly! Wow! Fortuna.
fortuna, Lulo, ho qui per te un bel pannolino pulito. Non sono soltanto belli, ma sono anche totalmente rilavabili. Riutilizzali più volte, manterrai fresco il sedere dei tuoi figli. Chi avrebbe mai pensato che dei pannolini così belli ed eco-friendly potessero puzzare così tanto? Ci vuole un sacco di lavoro per lavarli. Credo che sia ora di provare qualcosa di nuovo. Glowpixie, aiuto! Sei sicura che funzionerà? Fidati, è uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve fare. Ah, bella, eh? Oh, avanti, fa ridere! Sporco lavoro! C'era una volta un orsacchiotto di nome Ted. Ormai Ted era troppo grande per i pannolini. Ed era ora che iniziasse a indossare mutande come gli orsacchiotti adulti. E facesse pipì e popò in un vasino. Fu così che un giorno, dopo colazione, Ted provò una sensazione alla pancia. Proprio così, Lulu. Ted doveva fare popò, ma invece di farla nelle sue mutande nuove, usò il vasino. Vai, Ted, fai la popò! Vai, Ted, fai la pipì! Ora, chi vuole essere come Ted? Lì, devi fare la papà! Lulu, fai la pipì nel vasino! Ops, scusa, Lulu! No! Papà nel vasino, Teo! Che non si possa fare nulla per questa puzza. Qui, dolce Teo. Oh, ci sei stata di grande aiuto, principessa Ellie. Già, qualche centimetro di altezza in più fa davvero comodo. Mega Tilly! Ci sono! Vuoi essere più alta anche tu, vero? Come la principessa! Ma sei già perfetta così come sei! La principessa Ellie è alta solo perché è una principessa magica! Ok, ok! Non piangere! Forse ho un'idea!
Tanto Charlie non c'è! Oh, Nelly cresce! Spezzerò l'incantesimo con un altro bacio! Ok, Tilly, è ora di tornare alla normalità! Metti un attimo giù quei biscotti e... Tilly, no! Che diventasse così alta, non riesco a invertire il processo. Beh, dobbiamo rimpicciolirla in qualche modo. Beh, peccato che tu non voglia tornare normale, Tilly, perché qui stiamo facendo una piccola festicciola tutti insieme. Abbiamo la torta e ho comprato un libro nuovo di zecca da leggere. Sarebbe bello se ti unissi a noi, Tilly. Credo che adoreresti questo libro. Andrebbe un po' di torta. Charlie! Bambini, ci serve aiuto! Scusatemi, bambini! Ecco, metto tutto a posto! Wow, che entrata d'effetto! Un attimo, Glopixie. Avete mica detto che a voi serve il nostro aiuto? Ciao! Chi è quel tesorino lì? La principessa Ellie! È per lei che ci serve aiuto! Proprio così! Anche la principessa vive nel luccicabosco, ma stanotte c'è stata una bufera! Quindi ci sono rami ovunque! È un disastro! Speravamo che Ellie potesse giocare qui con te e i bambini mentre noi andiamo a dare una pulita. Certo! Cosa ne dite? Ci divertiremo! No! Forza, principessa Ellie! Qui ci sono le sue cose: il ciuccio, la sua tazzina e il piattino. Grazie, Charlie! Torneremo presto! Forza, Ellie! Giochiamo! Oh!
Guardate che belli i vostri disegni! Oh, oh. Canto, canto, bambini, danziamo! Bambini, la merenda! Una pixie mi ha rivelato che qualcuno ama le fragole. Una per Tilly e a te, Lulu. Tranquillo, Teo, ce n'è anche per te. Oh, oh, Tilly! Non preoccuparti, la trovo io. Aha, presa! Ecco qua, Tilly. Ok, ok. Tu prendi questa qui e ne prenderò un'altra anche per Ellie. Sei gentile a condividere, Tilly. Immagino sia stata colpa mia. Tilly, non si lancia il cibo. Ehi, Glowpixie, Ellie si è divertita un mondo oggi. Oh no, è ora di tornare a casa, Ellie. Non piangere, principessa. Puoi tornare qui a giocare quando vuoi. Adesso andiamo a salutare i bambini. Avete visto, vero? Ellie è mica cresciuta. Tocca a te, Tilly. Vediamo quel ginocchio. Oh, sembra doloroso, Tilly. Sei molto coraggiosa. Non è rotto, ma vediamo. Ecco, dovrebbe andare meglio. Non dimentichiamoci la medicina. Ok, Lulu, mostrami il gomito. Aiuto! Deve fare davvero male, Lulu. Posso dare un'occhiata? Ti ci vorrà un po' di tempo per riprenderti, Lulu. Ecco, credo di conoscere qualcosa che può aiutare. Credo che in quanto a Boo abbiamo dato oggi, non è vero? Sì, certo! Cioè, no, davvero?
ma sono d'accordo! Basta, Bua! Oh, guarda come siete coraggiosi! Bendati, incerottati e fasciati! E nonostante tutto sorridete! Vedete, la Bua non dura per sempre! E lo sapete qual è la cura migliore contro la Bua? Credo sia ora di volare via. Già, come ieri. Fiori, porta. No, cattivo cane, tornate qui. Andate a giocare fuori, cattivi! Beh, pare che la dottoressa Charlie abbia qualche paziente in più oggi! Vero, bambini?